La grande flotta delle piccole navi. Parte quarta. Imbarcazioni da pesca e da diporto. La flotta dell'Anvo comprende numerosi modelli di piccole imbarcazioni. Vediamone alcuni. Ecco un Leudo, imbarcazione attrezzata con una vela latina diffusa soprattutto nel Tirreno, dove veniva impiegata per piccoli trasporti. La Caorlina, imbarcazione lagunare da pesca e da trasporto, che prende il nome dalla città di Caorle. Oggi è usata anche per regate. Una Paranza, imbarcazione anche questa a vela, molto diffusa nel Mediterraneo centrale, che veniva sovente usata in coppia con un'altra per la pesca. Una giunca cinese, usata per il trasporto soprattutto del legname nella zona di Canton. Le vele, oggi in cotone, erano una volta realizzate con stuoie di bambù. Una giunca dello Shaoeng, tipica imbarcazione orientale con fondo piatto e forme squadrate, attrezzata con vele al terzo. Andiamo ora a vedere qualche motoscafo. Questo è il Fantasy, modello navigante con scafo in ABS. Questo invece è l'Antares, un lussuoso yacht che veniva usato anche per la pesca d'altura. Il Passatore Junior, uno yacht molto in voga a metà del XX secolo. Anche questo modello è navigante. Un altro modello navigante e radiocomandato è il motoscafo d'altura Commodore, con lo scafo costruito in ABS. Fra i motoscafi di minori dimensioni c'è un modello navigante del Chris-Craft in legno e ci sono accurate riproduzioni dei famosi Riva Aquarama, anche questi naviganti e rifiniti anche nei minimi particolari. Non possono mancare i veloci motoscafi da competizione, come questo catamarano offshore, oppure questo velocissimo scafo da competizione che ha partecipato al campionato italiano di categoria. Numerose sono anche le imbarcazioni a vela. Qui vediamo la Daniela, la Yamaha, la Delfin e la New Zealand. Sono tutti modelli naviganti e radiocomandati. Il sistema di regolazione agisce sulle vele e sul timone e consente di navigare a tutte le andature. Ciò permette di organizzare autentiche regate. I modelli che vediamo in questo breve filmato e negli altri tre con lo stesso titolo che lo precedono partecipano alle numerose mostre che vengono organizzate dall'AMVO, l'Associazione Navi Modellisti Valle Olona di Castellanza, in provincia di Varese. Ma i soci dell'AMVO approfittano delle loro realizzazioni anche per trovarsi ogni tanto sulle acque dei laghi della zona. La ragione principale è quella di provare il funzionamento dei modelli e metterli bene a punto. C'è sempre, infatti, qualcosa che non funziona o che potrebbe funzionare meglio. Ma poi c'è anche l'aspetto più ludico del passare una giornata insieme in riva al lago,
con l'occasione, magari, di un bel pranzetto. Se volete saperne di più su questi e altri modelli, visitate i siti www.mitidelmare.it e www.anvo.org.